corrente posso fare un ragionamento analogo. Essendo la corrente ben definita, essa in particolare è uguale nei due terminali, no? Ricordate quello che abbiamo detto ieri, e per determinarla univocamente devo semplicemente dire se io oriento la normale alla sezione del filo in questa direzione, da A verso B, o in questa direzione, da B verso A. No. Per esempio, anche qui posso dire, diciamo, non c'è motivo di preferire una o l'altra scelta, per esempio posso scegliere questo riferimento. Ok? Quindi sono a dire che per quanto riguarda le correnti sto orientando la normale alla sezione al terminale, una volta espanso con uno zoom, in questa direzione. Nulla però mi vieta di scegliere anche l'altro riferimento, ovvero di scegliere la corrente orientata in questo modo qui. Dunque io ho un grado di libertà nella scelta del riferimento di tensione e un grado di libertà nella scelta del riferimento di corrente. Vi posso quindi queste scelte variamente combinate in quattro possibili combinazioni. Due sono pari portate, le altre due sono quelle che ravvinano il riferimento qui. La quarta possibilità. Trovate? Combinando le due possibili orientamenti di tensione, due possibili orientamenti di corrente, ho quattro possibili combinazioni che sono più limitate. Allora, se ci riflettiamo, queste quattro possibili combinazioni hanno a due delle proprietà in comune. In particolare, osserviamo che in queste prime due situazioni, questa e questa, allora, che cosa ho in comune? Allora, in questa prima situazione io ho scelto come primo punto per le tensioni il punto A, ok? Perché la freccia di tensione è tutta verso A. E come primo punto delle correnti ancora il punto A, perché vedete la freccia dritta in questo modo, da A verso B. Trovate? Quindi, in questo caso, il punto A è, per così dire, il punto d'inizio sia per le tensioni che per le correnti. Passatemi questa dicitura un po' informale per capirci. Beh, in questo caso vale la stessa proprietà per il punto B, perché vedete, per la tensione scelgo B come primo punto e per le correnti anche scelgo B come primo punto, perché la freccia delle correnti è la stessa. Quindi questa è la proprietà che in comune tra queste due scelte di riferimento. Quando io faccio o questa scelta di riferimento, ovvero quando scelgo lo stesso punto iniziale sia per le tensioni che per le correnti, si dice che ho fatto la convenzione dell'utilizzatore, lo spirito. È la definizione. Quindi fare la convenzione dell'utilizzatore su un polo significa scegliere i riferimenti di tensione e di corrente o in questo o in questo modo, ovvero scegliendo uno stesso punto A o B come punto iniziale, diciamo così, sia per le tensioni che per le correnti. Okay? Viceversa, in queste due situazioni, quindi le altre rimanenti, succede il contrario, ovvero in questo caso, per esempio, io ho scelto per le tensioni come primo punto A, mentre per le correnti come primo punto B, e viceversa in questo caso. Quando faccio una di queste due possibili scelte, si dice che faccio, che scelgo la convenzione del generatore. Convenzione del generatore.
definizioni, poi il senso fisico di queste cose sarà via via più chiaro man mano che procediamo con la comprensione anche degli oggetti fisici che andiamo a studiare. Agganciato a questa definizione di convenzione c'è un'importante definizione, la definizione di potenza assorbita e erogata, che è un concetto fondamentale. Allora, dato un bipolo, questo qui, per esempio, che sta in fiducia, si definisce potenza assorbita da questo bipolo per l'intuizione. Fatemi scrivere quello che commentiamo. La quantità V per I, prodotto di tensione per corrente, se ho fatto sul bipolo la convenzione dell'utilizzatore, meno V per I se ho fatto la convenzione del generatore. Si definisce potenza erogata dal bipolo in questione per definizione l'opposto della potenza assorbita. Anche qui queste sono definizioni il cui senso fisico verrà a essere via via più chiaro con passare le definizioni. Per il momento sono definizioni, non c'entrano più. Facciamo qualche commento. Allora, la prima cosa, unità di misura. Allora, l'unità di misura della potenza, beh, poiché definita quel prodotto di tensione per corrente, è pari a volt per ampere. Ok? Se facciamo un minimo di analisi dimensionale, vediamo che il volt, vi ricordate, è il lavoro per unità di carica, il joule su coulomb. L'ampere era carica per unità di tempo, coulomb a secondo, ricordate? Abbiamo fatto anche l'interpretazione fisica della corrente, come la carica attraverso unità di tempo una superficie. Cariche su secondo. Che cosa ne risulta? Joule su secondi, ovvero watt. Quindi la definizione di potenza, diciamo così, rispetta le unità fisiche, nel senso che la quantità che ho definito potenza ha realmente le dimensioni fisiche di una potenza, diciamo, non me la sono inventata, è effettivamente unidimensionalmente una potenza che poi, ripeto, interpreteremo diciamo al momento giusto. Un'altra cosa vale la pena dire, che fino ad ora appositamente io non ho specificato nulla a proposito della eventuale dipendenza temporale delle grandezze che via via sto definendo, tensioni, correnti, così. In altri termini, tutto quello che io sto dicendo fino ad ora prescinde completamente dal fatto che le tensioni e le correnti dipendano o meno dal tempo con una certa forma arbitraria. Possono essere costanti nel tempo, variabili nel tempo, non lo so, né mi interessa, tutto quello che sto dicendo vale allo stesso tempo. Così anche la potenza, che ho definito qui, può essere una grandezza costante nel tempo, variabile nel tempo, a seconda di come siano le tensioni che potenza. Quindi istante per istante potrà assumere un certo valore a seconda di quelle che sono i valori di tensione che potenza. Va bene. Altra definizione molto importante agganciare a questa è quella di energia assorbita. Allora, quindi con doppia V, energia assorbita dal bipolo in questione in un intervallo di tempo T1, T2.
cancello qui, qua, un po' solamente un po' di spazio. Allora, si definisce energia assorbita dal dipolo in questione nell'intervallo di tempo T1, T2, questo, l'integrale temporale della potenza assorbita nell'intervallo in questione. Quindi badate, l'energia assorbita è un concetto che riguarda il dipolo direttamente, ma si definisce su intervalli. Quindi mentre la potenza, appunto, è un concetto, come dicevo prima, che può essere anche istantaneo, nel senso che istante per istante varia il suo valore, l'energia assorbita è un concetto che si riferisce agli intervalli di tempo. Io non ti puoi generare. L'energia erogata chiaramente è l'integrale della potenza erogata. Non ci vuole molta fantasia a capirlo. Così come è facile vedere che l'unità di misura dell'energia sarebbe watt per secondi, ovvero joule, no? Quindi è un'unità, diciamo, dimensionalmente effettivamente un'energia. D'altra parte voi sapete bene, insomma, questo legame fra energia e potenza è una cosa che prescinde dall'elettrotecnica, è una cosa che vale in tutte le branche della fisica, insomma, anche in quello che avete studiato. Abbiamo in qualche modo preso questo oggetto e schematizzato in termini di dipolo, avendo avuto cura di definire alcune quantità importanti come potenza di energia in questo modo. D'accordo? Ci siamo? Allora, il prossimo passo è quello di schematizzare un circuito fisico, quindi passare dall'oggetto singolo al circuito. Ricorderete che il circuito fisico è una interconnessione elettrica di dispositivi, cioè prendo un certo uno di questi dispositivi e metto in contatto elettrico i terminali o con delle saldature o con dei fili, qualcosa del genere. Questo è il circuito che abbiamo già discusso. Allora, quello che vi propongo adesso è cercare di dare una descrizione matematica, diciamo così, di un circuito, cioè della connessione di più di questi oggetti. Quindi immaginate di avere questo circuito molto semplice, in cui ho un certo numero di dispositivi, vedete? Una batteria, una lampadina e vari altri oggetti che non conoscete ancora, che poi incontreremo nel corso di questo. Interconnessi, che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho preso questo terminale, immaginate che magari questo sia questo qui, ok? Ho preso questo terminale e l'ho collegato elettricamente a un borsetto della pila. Ci ho messo un filo, per esempio, ho fatto una striscia di conduttore, l'ho saldato vicino, insomma, li ho messi in contatto elettrico, d'accordo? Analogamente quest'altro l'ho messo in contatto elettrico con il terminale di questo e il terminale della lampadina e così via. In questo modo, con queste connessioni, ho fatto questo semplice. Come schematizzo questo semplice circuito dal punto di vista, diciamo, astratto matematico? Ebbene, io per ciascuno di questi oggetti so cosa fare, devo introdurre un dipolo, d'accordo? Che avrà quelle proprietà che abbiamo visto. Dopodiché, che cosa faccio? Per schematizzare la connessione fisica fatta con le saldature o quel che sia, io semplicemente metto in comune i terminali morsetti dei dipoli, così. Allora, che cosa ho fatto? Cerchiamo di farlo. Allora, questo per me è il dipolo 1, d'accordo? Quindi prendo questo dipolo 1 e metto in comune i suoi morsetti con gli altri dipoli che sono qui. In particolare, vedete, con il dipolo 4, che sarà questo oggetto qui, col dipolo 5 e col dipolo 2, che saranno gli altri oggetti, questi due, su cui, con cui si è collegato. D'accordo?
così via per gli altri. Chiaro? Penso sia abbastanza semplice, no, il ragionamento così. Quindi c'è una corrispondenza molto chiara fra dispositivo e dipolo, come abbiamo visto, e fra circuito e rete, che stiamo qui dicendo semplicemente mettendo in comune i nostri collegati elettricamente. Bene, questo è l'oggetto fisico che sarà poi diciamo oggetto questo è l'oggetto matematico che sarà poi oggetto dello studio della teoria dei circuiti. Allora, diamo qualche definizione. I punti in cui io metto in comune un certo numero di morsetti dei dipoli si chiamano nodi della rete. Quindi sono i punti in cui io schematizzo le connessioni elettriche, d'accordo? In questo caso io ho quattro nodi che sono identificati dai punti A, B, C e D. Sono i punti in cui convergono in un certo numero di morsetti. Quindi per esempio il morsetto C sarebbe, il nodo C sarebbe la schematizzazione di questa saldatura qua, ok? Così via per le altre. Quindi questa è una rete che ha quattro punti di interconnessione fra morsetti. Definiamo invece poi i lati della rete. A questo livello i bipoli che compongono la rete, quindi ciascuno di questi bipoli è un lato della rete. Poi generalizzeremo fra qualche lezione questo concetto, per il momento ci teniamo questa semplice definizione. In questo caso abbiamo 5 lati, perché ci sono 5 dispositivi variamente interconnessi. Noi normalmente indicheremo con N il numero di nodi e con L il numero di lati. Non è obbligatorio, insomma, sui libri così si trova. Bene, una volta fatta questa schematizzazione possiamo anche capire in dettaglio cosa vuol dire risolvere una rete. Ricordate, ieri avevamo lasciato un punto interrogativo in sospeso. Adesso possiamo capire, perché una volta fatta questa schematizzazione, qui siamo arrivati con i ragionamenti che prima vi ho presentato, siamo arrivati ad un oggetto matematico in cui abbiamo 10 grandezze circuitali di nostro interesse, 5 tensioni per ciascuno dei dipoli e 5 correnti per ciascuno dei dipoli. Questo perché per ogni dipolo posso introdurre una tensione e una corrente in base alla definizione. Essendone in totale 5 in questo caso, le grandezze circuitali di mio interesse sono 5 più 5. In generale, se L è il numero di lati, saranno L più L, L tensioni e L correnti, cioè 2L. Quindi, risolvere una rete per me significa trovare le 2L quantità circuitali, tensioni e correnti. Questo significa per noi risolvere. Quindi potremo dire di aver risolto una rete quando avremo trovato le tensioni e le correnti sui vari lati della rete stessa. Chiaro? Quindi questo è il nostro obiettivo. Quindi l'obiettivo della prima metà del corso, diciamo così, è questo, che definiremo ovviamente in 1000 salse. Bene, chiaramente, come ben sappiamo, per poter trovare queste tensioni correnti, che sono incognite, questo livello, nessuno ce le dice, dobbiamo scrivere delle opportune equazioni. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare ora è quello di trovare le equazioni che possono essere utili, possono essere impiegate, possono essere imposte per trovare tensioni e correnti. Chiaro? Quindi questo è l'obiettivo verso ciascuno. Mi seguite tutti quanti? Allora, un primo insieme di equazioni che noi dobbiamo imporre per risolvere una rete nel senso appena specificato è costituito da quelle che si chiamano le leggi di Kirchhoff. Che noi studiamo in maniera assiomatica, questo poi magari torniamo più avanti,
ma comunque hanno in senso fisico ben preciso, e cercherò anche di illustrarvi almeno questo migliore che sono a prendere qualche punto. Quindi noi diciamo, per noi legge di Kirchhoff è un dato di fatto, cioè così è e così è, però hanno chiaramente una giustificazione anche fisica. Allora, esistono due, diciamo così, categorie, due tipologie di leggi di Kirchhoff, alcune che riguardano le correnti, altre che riguardano le tensioni, e vanno imposte tutte quante. Allora, la legge di Kirchhoff alle correnti si esprime come adesso cerco di spiegarvi. Allora, consideriamo la rete che stiamo analizzando, la stessa di prima, no? In cui ho riportato, vedete, i vari bipoli e le correnti. D'accordo? Riguarda le correnti, quindi riporto questo, insomma. Allora, considero poi una superficie chiusa, che è quella tratteggiata al fine della fine, una superficie chiusa, la quale che oriento con una normale uscente, vedete, secondo questo, questa direzione. Quindi immaginate questa patata, così. Questa superficie chiusa si suppone che intercetti alcuni dei terminali dei bipoli della rete. Vedete, in questo caso in particolare la superficie in questione intercetta un terminale del dipolo 2, un terminale del dipolo 5 e un terminale del dipolo 4, lo vedete? Intercetta. I tagli, come voi dire. Data questa situazione, la somma delle correnti intercettate da questa superficie, prese col segno più o col segno meno, a seconda che il loro verso sia concorde con quello scelto sulla superficie, faccia zero. E più a fare, più a dire che a fare, perché io dovrò scrivere che cosa. Allora, prendo la superficie, guardo quali sono le correnti intercettate da questa superficie. In questo caso sono i 2, i 4 e i 5, giusto? I 5. Ok? Queste sono le tre correnti intercettate così. Dopodiché io impongo che la somma di queste tre correnti sia pari a 0, avendo cura di scegliere come pesi più 1 o meno 1, a seconda che il verso di riferimento delle correnti sia concorde o discorde con quello della superficie. In altri termini, il verso della superficie è quello uscente. Quindi i 2, vedete, è orientato all'opposto, che entra nella superficie, quindi ci metterò meno. Poi, i 4 è uscente, il verso scelto sulla superficie uscente, quindi è conforte, quindi più 4. I 5 altrettanto, verso uscente della corrente, verso uscente della superficie, più. Quindi la legge di Kirchhoff alle correnti, applicata a quella particolare superficie chiusa, mi fornisce questa equazione. Ok? Che avete seguito? Chiaro per tutti? Benissimo. Bene, io però legge di Kirchhoff alle correnti ne posso scrivere un'infinità, perché posso scegliere a piacer mio tutte le superfici chiuse di questo mondo e scrivere le relative equazioni. Devo trovare un modo sistematico di procedere per poter risolvere una qualsiasi rete con un modo che mi porti sempre alla, diciamo, alla soluzione giusta. Allora, come procedo? Allora, ci sono vari modi di farlo, naturalmente, non è univoca questa possibilità, però diciamo, quello che noi useremo in questo corso di base è il secondo. Sceglieremo come particolari superfici chiuse a cui applicare le leggi, non delle patate così a caso, ma delle superfici che racchiudono un nodo alla volta. Ok? In particolare, per esempio, una
di esse è quella disegnata in figura, una superficie, una sferetta, che racchiude solo il nodo A e nessun altro nodo. Ok? Mentre la superficie di prima, mentre la superficie di prima, vedete, racchiudeva un certo numero di nodi, in particolare, qui questa superficie che ho scelto in particolare avvolge per così dire un solo nodo. Se io scrivo la legge di Kirchhoff a questa superficie, che cosa scriverò? Aiutatemi voi, ditemela voi. Più i 1, perché i 1 è uscente, meno i 4, diceva meno i 5, uguale a 0. Allora ho applicato la stessa regola di prima a questa particolare. Avendo cura di scegliere queste particolari superfici, che circondano un solo nodo, io posso sistematicamente scrivere tante equazioni, tante leggi di Kirchhoff alle correnti, quanti sono i nodi, perché io questo stesso ragionamento lo posso ripetere per una sferetta che racchiude il nodo B, una che racchiude il nodo C e una che racchiude il nodo D. Quindi lo posso fare sistematicamente per tutti i nodi. Provate? Scriverò quindi tante leggi di Kirchhoff quante sono i nodi della rete. In particolare su B scriverò più i con 3 più i con 4 uguale 0, trovate, controllate sempre naturalmente. Al nodo C, ovvero con una superficie che racchiude il solo nodo C, scriverò meno i 1 più i 2 uguale 0, e sul nodo D scriverò, ditemi voi, forza, più i 5 meno 2 meno 2 uguale 0. Quindi possiamo, diciamo, sinteticamente arrivare a questo risultato dicendo che le leggi di Kirchhoff alle correnti ci permettono di dire, imporre come equazione, che la somma delle correnti uscenti da un nodo, qualsiasi della rete, è pari a zero, detto in termini molto semplici. Cioè, volendo riassumere in due parole, a aree precise, quel ragionamento che abbiamo fatto con il sistema di Gira fino ad ora, potremmo dire che noi per ogni nodo della rete imponiamo che la somma delle correnti uscenti è pari a zero. Assumere. Chiaro per tutti? Bene. Allora, quindi abbiamo un modo sistematico per scrivere tante equazioni con leggi di Kirchhoff e le correnti, quanti sono i nodi? N in generale, abbiamo detto questo. Allora, la domanda che noi ci poniamo è la seguente. Le equazioni che abbiamo scritto, queste quattro che sono avanti in generale, sono tutte realmente necessarie? Detto in termini matematicamente corretti, le equazioni che abbiamo scritto sono tra di loro linearmente dipendenti o indipendenti? Sono tra loro linearmente indipendenti oppure sono tra loro dipendenti? Questo è il concetto che vogliamo cercare di analizzare. Allora, per fare ciò, cerchiamo di formalizzare queste equazioni in termini matriciali. Diciamo, è solo un modo diverso di vedere lo stesso sistema di equazioni, che ci è utile per poi maneggiare queste cose con un po' più di praticità. Queste sono, vedete, equazioni lineari omogenee. No. E quindi, come tali, un sistema di equazioni lineari in generale può essere rappresentato come matrice per vettore uguale termine noto. Questo ce lo insegna l'algebra. Allora, adesso voglio fare proprio questa cosa. Cioè, voglio esprimere questo sistema di equazioni in termini matriciali. Allora, una certa matrice adesso verrà costruita per il vettore delle incognite, che è il con 1, il con 2, il con 3, il con 4, il con 5, u
uguale a un vettore di termine 1. Chiaro? Quindi sto scrivendo questo stesso sistema di equazioni come matrice per vettore uguale a termine 1. Una banalità. E infatti, vedete, allora, io devo scrivere più di 1, meno di 4, meno di 5 uguale a 0. Come faccio a formalizzare matricialmente questa equazione? Beh, basta scrivere nella prima riga della matrice questo. Perché? Quando io faccio il prodotto riga per colonna, no? Ricordate la regola in cui si fanno i prodotti matrice per vettore? Faccio questa riga per questa colonna. Devo fare questo termine per questo, questo termine per questo e così via. E sommare tutto. Quindi devo fare questo per questo e fa i comuni. Più 0 per i con 2 che fa 0, più 0 per i con 3 che fa 0, più meno 1 per i con 4 che fa meno i con 4, più meno 1 per i con 5 che fa meno i con 5, e ho scritto esattamente il primo membro di questa equazione. Al secondo membro c'è 0 e ci manca 0. Quindi il prodotto matriciale riga per colonna, quella prima riga scritta lì, rappresenta esattamente la prima equazione che ho scritto a quella sul muro A. Trovate? Allora, vediamo la seconda. Io scrivo più con 3 più con 4 uguale a 0. Quindi scrivo 0 per i con 1, più 0 per i con 2, più 1 per i con 3, più 1 per i con 4, più 0 per i con 5 uguale a 0. Trovate? Chiaro per tutti? Beh, allora dettarmi quella la terza riga, forza. 1, 1. Uguale. Esatto. Trovate? La quarta sarà 0 perché i con 1 non c'è, meno 1, meno 1, 0 perché i con 4 non c'è, e 1 perché i con 5 è uguale a 0. Ok? Quindi in questo modo ho formalizzato matricialmente questo sistema di equazioni. Volete lo scrivere in termini sintetici, posso scrivere così. Allora. Chiamo A con A questa matrice, ci metto due segni sotto per dire che è una matrice. Così uso questa notazione. A con A è questa matrice. Per un vettore colonna che è fatto di tutte le correnti, lo chiamo I con segno sotto, per dire il vettore che racchiude in sé tutte le correnti dei lati della rete. Ok? Uguale un vettore fatto di tutti i zeri, lo chiamo 0 così. Ok? Quindi ripeto, A con A è questa matrice, I è questo vettore colonna, 0 è questo vettore punto 1. Ok? Bene, andiamo sull'altra parte. Diciamo qualcosa a proposito della matrice A con A. Allora, cancello qui. Intanto capiamo le dimensioni di questa matrice. Quante righe e quante colonne ha? Ha 4 righe e 5 colonne, vedete? È una matrice rettangolare. Questo in generale. Se io avessi una rete generica, secondo voi quante righe e quante colonne ci sarebbero in questa matrice? Quante righe? Cominciamo dalle righe. Allora, esatto. Dice giustamente il vostro collega, il numero di righe sarà pari a n. Perché? Perché il numero di righe è pari al numero di equazioni. Io scrivo tante equazioni quanti sono i lati, i nodi della rete. E quindi in generale ne scriverò n. Nella rete in questione ho scritto 4, in altri casi scriverò n. Tanti quanti sono i nodi, perché questo è il numero di equazioni che viene sposato. Le colonne invece, dica lei, visto che... Le correnti. Esatto. Le correnti sono il numero dei lati della rete. Sono tante quanti sono i lati della rete. Quindi in generale avrò L colonne per questa matrice. Quindi il numero di righe è pari al numero di equazioni. Il numero di colonne è pari al numero di correnti, perché ciascuna deve moltiplicare una corrente, che sono a loro volta il numero pari al numero di lati della rete stessa. Quindi la dimensione, le dimensioni in generale della matrice A con A sono N per L. Benissimo. La matrice A con A
che ha queste dimensioni, se ci pensiamo bene, dentro ha dei valori particolari, perché i valori che ci sono solamente 0, 1 e meno 1. Se ci pensiamo bene, non c'è altra possibilità, perché le leggi di Kirchhoff alle correnti specificano che la somma pesata delle correnti abbia il segno più, il segno meno o zero, a seconda che le correnti intercettino meno la superficie di tutte le chiacchiere che abbiamo fatto, no? Quindi non ci può essere 0,7, tanto per capirci, ci può essere solo 0, 1 o meno 1. E anzi, il fatto che ci sia un certo valore 0, 1, meno 1 è indice del fatto che c'è una certa correlazione, che adesso specificheremo precisamente, fra lati e non. Perché questo? Allora, guardiamo un attimo. Perché qui c'è 1? Perché qui c'è 1? Questo viene fuori dalla seconda equazione, cioè quella relativa a numero P. Terza colonna significa la corrente 3. Perché c'è 1? Perché la corrente 3 rispetto al nodo B risulta uscente. La corrente 3 esce dal nodo B. Ecco perché c'è 1 qui. Perché c'è meno 1 qui? Perché rispetto al terzo nodo, il nodo C, la prima corrente, che sto guardando la prima colonna, risulta entrante. Andiamo a controllare. Nodo C, la corrente, I con 1 risulta entrante. Perché qui c'è 0? Perché qui c'è 0? Ciao, abbiamo usato tutti i due anni di questo. Perché qui c'è 0? Perché sul nodo D, la quarta corrente non è considerata. Il nodo D, vedete, non coinvolge la corrente 4. E quindi per questo c'è 0. Quindi non entra né esce perché sta da un'altra parte. Ecco che quindi i valori 0, 1 e meno 1 ci dicono immediatamente delle informazioni sulla interconnessione fra lati e nodi, cioè ci dice quali lati incidono in quali nodi e con quale segno, se uscente o no. Chiaro? Per questo motivo questa matrice si chiama matrice di incidenza. Alle volte trovate scritto matrice incidenza nodo lato, ma diciamo spesso matrice incidenza tutta. Perché questa matrice ci permette di capire quali lati incidono in quali nodi e con che verso, guardando semplicemente i valori. Per questo si chiama matrice incidenza. Esprime cioè quelle che io chiamo, che noi chiamiamo, proprietà topologiche della rete che stiamo considerando, intendendo con proprietà topologiche appunto le proprietà di interconnessione dei vari lati della rete, cioè come sono collegati i lati, attraverso quali nodi. Questa è la topologia della rete. Quindi la matrice agonale, questa matrice incidenza, è una matrice che esprime delle proprietà topologiche della rete, cioè le proprietà di interconnessione. Ma allora, se è vero questo, capiamo una cosa fondamentale, che era già le premesse, ma adesso viene proprio con chiarezza, ovvero che le leggi di Kirchhoff alle correnti si scrivono in questo modo assolutamente indipendentemente dalla natura dei dipoli che stiamo collegando. Se io cioè avessi una rete completamente diversa, questa, ricordate, c'aveva la pila, c'aveva la lampadina e così via, ma immaginiamo una rete completamente diversa, fatta da oggetti completamente differenti, ma collegati allo stesso modo, le leggi di Kirchhoff si scriverebbero esattamente allo stesso modo, le correnti si scriverebbero esattamente allo stesso modo, perché esse dipendono solo e esclusivamente dalle proprietà di interconnessione e non già dalla natura dei bipoli in questione. Chiaro? La conseguenza di questo è che noi possiamo scrivere la matrice di incidenza, e quindi le leggi di Kirchhoff alle correnti, prescindendo dalla natura dei bipoli, ossia
sapendo solamente le proprietà di interconnessione della legge, le proprietà topologiche che menzionavo. Quindi possiamo scrivere la legge di Kirchhoff, le leggi di Kirchhoff alle correnti, guardando quello che si chiama il grafo associato alla rete. Il grafo, scusate. È un oggetto matematico fatto di punti e di linee, diciamo così, in cui ci sono, appunto, alcuni punti, alcuni nodi del grafo collegati ai lati del grafo stesso. Vedete, questo è il grafo della rete. Il grafo della rete, cioè, è un oggetto che perde completamente traccia e informazioni di qual è la natura dei dipoli. Io vedete, qui non vedo più le scatole, quindi non so più se il lato 1 è una pila o se è un resistore o un condensatore o che sia, non lo so più. So solo che c'è un lato lì, collegato in un certo modo agli altri lati della rete. Quindi il grafo associato ad una rete è in qualche modo l'astrazione delle proprietà topologiche della rete stessa, perché mi dice solamente quali lati sono collegati a quali nodi in quale punto. Per fare questo, vedete, io oriento i lati del grafo secondo i riferimenti delle correnti. Infatti si parla di grafo orientato, non a caso. Ok? Grafo orientato. Io quindi posso scrivere la matrice di incidenza dimenticandomi della rete di partenza, dimenticandomi della pila, del condensatore, della lampadina e così via, ma semplicemente guardando il grafo. Io, guardando questo grafo, sono in grado di desumere immediatamente la matrice di incidenza e quindi scrivere le leggi. Guardando solo questo, vedete, posso facilmente recuperare questa matrice di incidenza e dovrebbe, salvo errore, essere la stessa che abbiamo messo davanti, con qualche errore, speriamo di non fare. Per cui, per esempio, io so che al nodo D, guardando semplicemente questo grafo, io dovevo 0 sulla corrente 1, perché non corregge la corrente 1, meno 1 su 2 perché entrante, meno 1 su 3 perché entrante, 0 su 4 perché non è coinvolto, e 1 su 5 perché è uscente. Semplicemente guardando il grafo. Quindi il grafo della rete è tutto ciò che mi serve per scrivere le leggi di Kirchhoff alle correnti, perché mi esprime esattamente le proprietà di interconnessione, che sono le uniche che mi conosce. Non abbiamo ancora risposto alla domanda che avevo posto all'inizio. Le leggi di Kirchhoff che abbiamo scritto, formalizzate tramite la matrice di incidenza e bla bla bla, sono o non sono linearmente indipendenti? Allora, abbiamo adesso messo sul tappeto ciò che ci serve per fare questa verifica. In particolare, ricorderete dall'algebra che affinché il sistema di equazioni che ho scritto inizialmente sia linearmente indipendente, occorre e basta che la matrice che rappresenta questo sistema, quindi la matrice incidenza, abbia rango massimo. Qui abbiamo quattro righe, il rango di una matrice, ricordate, è il massimo numero di righe o di colonne linearmente indipendenti. In particolare, qui abbiamo quattro righe e cinque colonne, quindi il rango massimo è 4. Quindi per capire se le equazioni di partenza sono linearmente indipendenti, dobbiamo capire se la matrice ha rango massimo. Beh, è facile vedere che la matrice di incidenza non ha rango massimo. Non ha rango 4 in questo caso. La cosa si vede immediatamente facendo questa semplice osservazione. Proviamo a fare la somma di tutte le righe e vediamo cosa avviene. Quindi qua sopra tiro una linea per dire faccio la somma di tutte le righe. Ok, allora faccio questo più questo più questo più questo. 0 meno 1 più 0 più 1 fa 0, meno 1 più 1 0 0 0, ancora 0, ancora 0, ancora 0, fa tutti 0. Che cosa quindi vuol dire? Vuol dire, se fa la somma fa tutti 0,
vuol dire che questa ultima, tanto per dire, è pari alla somma delle precedenti cambiate di segno. No, per essere somma 0, si dice che questa è pari all'opposto della somma delle precedenti. E quindi significa che le righe non sono tutte linearmente indipendenti, perché una di esse, per esempio l'ultima, si esprime come combinazione lineare delle precedenti. In particolare semplice somma cambiata di segno. Quindi questo vuol dire che il sistema di equazioni di partenza non è linearmente indipendente, perché una delle equazioni si può desumere dalle precedenti come combinazione lineare delle precedenti e quindi è sovrabbondante. Ok? Allora, la domanda che ci poniamo è: questa osservazione che abbiamo visto nel caso particolare che abbiamo analizzato è vera sempre oppure no? La risposta è vera sempre. È vera sempre. E il motivo risiede proprio in come abbiamo costruito la matrice di incidenza. Ricordate la matrice di incidenza come fatto? Ci sta 1 più 1 meno 1 a seconda che il lato esca o entri in un nodo, no? Allora, dato un lato, cioè dato una colonna della matrice, ci sarà sempre per forza un più 1 e un meno 1, perché ogni lato per forza deve uscire da un nodo e entrare in un altro, non c'è altra possibilità. Quindi per forza in ogni colonna ci deve essere precisamente un più 1 in corrispondenza del nodo di uscita e un meno 1 in corrispondenza del nodo di entrata. Tutti gli altri saranno zero. Quindi la somma farà sempre, sempre farà 0. Quindi questa proprietà che abbiamo verificato nel caso semplice che stiamo analizzando è vera del tutto in generale. Una qualsiasi matrice di incidenza di un qualsiasi circuito, che ha dimensione n righe in particolare, in generale, non avrà mai rango massimo per questo motivo. Quindi certamente le leggi di Kirchhoff alle correnti, scritte per tutti quanti i nodi, per qualsiasi circuito sono sovrabbondanti. Cioè sono linearmente dipendenti. Come facciamo a recuperare la lineare indipendente? Noi alla fine noi vogliamo scrivere il minimo insieme di equazioni necessarie, quindi dobbiamo arrivare a un sistema di equazioni linearmente indipendenti. Allora, si può dimostrare, noi non lo dimostriamo rigorosamente, però si trova su libri, chi vuole approfondirlo lo può fare senza grossa difficoltà. Si può dimostrare che se io dalla matrice di incidenza elimino una riga a mio piacere, per esempio l'ultima, a una qualsiasi, allora ottengo un sistema di equazioni in una matrice linearmente indipendente. Che cosa ce ne faccio? Prendo un nodo, per esempio l'ultimo, mi viene comodo l'ultimo, potrei sceglierne uno a caso. Elimino questa riga, che vuol dire elimino questa equazione qui? È possibile dimostrare che le rimanenti equazioni, 3 in questo caso, n-1 in generale, sono linearmente indipendenti. E il motivo, diciamo, ripeto, non facciamo una dimostrazione rigorosa, però il motivo lo intuiamo. Se io elimino una riga, ci sarà sicuramente qualche 1 non compensato da meno 1 e viceversa. Non si bilanciano più questi, non riesco più a fare il ragionamento di prima e recupero delle equazioni linearmente indipendenti. Questo è il concetto. Però ripeto, non è una dimostrazione di questo, giusto per farvi capire cosa c'è su. Questo vuol dire che per formalizzare le leggi di Kirchhoff alle correnti indipendenti linearmente, usiamo non la matrice di incidenza che abbiamo usato fino ad ora, ma quella che si chiama la matrice di incidenza ridotta, che indicherò con A semplicemente, che ha dimensioni n-1 righe per L colonne, eliminando una riga, quindi da n diventano n-1, ottenuta dalla matrice di incidenza, diciamo completa, quella di prima, semplicemente eliminando una riga, per esempio l'ultima. Quindi le leggi di Kirchhoff alle correnti permettono di scrivere n-1 equazioni linearmente indipendenti sulle correnti, formalizzate matricialmente in questi termini: A per I uguale 0, dove A è la matrice di incidenza ridotta ottenuta eliminando una riga della matrice di incidenza.
Chiaro? Devo ripetere? Direi che possiamo fare un po' di pausa e riprendiamo un po' di energia.